Wildside Basketball, puntata numero 18 con Nicola Zemme, sento bene. Non avevamo una sigla una volta, perché, cioè... L'avremmo. Ma io ti ho proposto di parlare te in sigla, ma non hai voluto. Un video di te... Non sono pronto a questa situazione, cazzo. Già sei vestito bene, la prossima sta per ballare. Allora, va bene. Michele Cogno, alla vostra destra, sinistra, che vi sta salutando su questi teleschermi. Dietro di me, purtroppo, una Cleveland Cavaliers. Che però vedremo, esatto, qua dietro. Edoardo Sperandio, vestito di vinaccia stasera, vinaccia, dischetto fornito, fa un casino, fa un casino questo, fa un casino di vinaccia, confermo, sì, 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 Nicola non veste vinaccia, giustamente, Nicola veste bene, dipende, Nicola veste, sì, si sveglia presto la mattina, insomma, a lavorare, cosa che vuoi, ci sogniamo lontanamente di fare, lo so, alla tua destra Riccardo Marolla, mi sento giocato stasera. Sono tutto firmato, ragazzi. Appena firmato il contrattone. Alla mia destra, non lo presento. Si presenta da solo. Io reverendo. Un saluto a tutti. Reverendo, poi arriveremo in zone. Zone interessantissime, esatto. In realtà, Nicola, noi con i nostri potentissimi mezzi, infatti, che sono io, che sei te, se per chi ci sta guardando, ci vedete con delle cuffie un po' di qua, un po' di là, perché noi abbiamo un collegamento Skype offerto da Nicola. Sì, finalmente ce l'ho fatta, ci ho dovuto investire un sacco di tempo perché questo ospite è molto gettonato. Si è fatto attendere. Sì, è molto gettonato. È sfuggente, è come un'anguilla, cioè ti sembra di averlo preso, poi scappa. Ti tocca scrivergli su Instagram. Mi tocca scrivergli su Instagram come le fighe. Cioè, e ripeto, a me ragazzi mi piace un sacco la figa. Mettiamo questa cosa perché non so, potrei essere frainteso. Però, intanto è telecronista, è giornalista pubblicista, laureato in scienze motorie all'Università di Milano. Vive a Saronno, se no, un nativo di Saronno, non mi ricordo, e lavora per Eurosport, ha commentato europei e mondiali per Sport Italia. Lui è un professionista davvero? È un professionista vero, malgrado la giovane età, un bambino, grazie all'88. Diciamo che oltre allo sport in toto ha una grandissima passione, ma non ne possiamo parlare. La stessa tua, ma la immaginiamo. No, io non l'ho capita. Voce? Sì, esatto. Sì, anche quelle. Pensa a te. Facciamo nomi e cognomi. Esatto, è veramente un grandissimo piacere per me avere ospite in collegamento diretto da casa sua, Mario Castelli. Un applauso. Ciao ragazzi. Che finalmente si potevi investirlo meglio quel tempo, Nicola. Anche secondo me, però secondo me. Allora, potevi investirlo in quella passione comune che abbiamo tutte e due. Esatto, aspetta che ti sta parlando ovviamente sopra Michele perché è un po' che io faccio silenzio, punto, lascio la palla a te Nicola e abbiamo 20 minuti a spazio aperto, tema libero, fai te e partiamo da dove vuoi. Sì, partiamo da dove voglio ovviamente perché l'ospite ho portato io e ci faccio il cazzo che mi pare. Come sempre. Intanto Mario, diciamo che tu sei abbastanza un simbolo, personalmente per me, vorrei dire, perché sei la trasfigurazione di come un appassionato, un grande appassionato che ha anche giocato, comunque che è stato un minors come noi, mi sembra di ricordare che tu... Un minors molto scarso, peraltro. Come noi! No, vabbè, però vi faccio notare che Mario Castelli una C2 l'ha vinta, non giocando tantissimo. Anche una C1, peraltro. Un campione, ragazzi. È un mezzo professionista. Un mezzo pro. È meglio di noi. È decisamente meglio. Ruoli marginali, ma una C2 e una C1 l'ho portata a casa. Sì, allora, ce li hai là in bacheca. Esatto. E, la prima domanda che mi viene in mente è da cosa ti è partita questa passione per raccontare lo sport che ci piace? Io ho trovato, ho fatto un po' lo stalker, però ovviamente mi sono documentato. C'è una bellissima foto sulla tua pagina di Facebook che è una pagina del libro di Flavio Tranquillo
autografata, fra l'altro, da collega a collega, che è tantissima roba, da Flavio, che dice più o meno così: altro tiro, altro giro, altro regalo, o anche di quando, come e soprattutto perché ho imparato ad amare il gioco con la G maiuscola, che è una cosa grande, già solo da leggere. Bellissima. Veramente. Tra l'altro quell'autografo risale alla presentazione che lui fece del libro qui a Milano, ed era credo l'autunno del 2014, insomma io ho iniziato a fare questo lavoro diciamo da poco, perché ho debuttato diciamo con i mondiali del 2014 su Sport Italia, e non pensavo mai che Flavio potesse riconoscermi o che cosa. Io sono andato da appassionato, diciamo quasi, alla sua presentazione, e poi una volta finita, quando firmava le copie, gli ho chiesto se per favore poteva firmare anche la mia, ma senza andare a dirgli chi ero, cosa facevo, e lui invece mi ha riconosciuto, e potete immaginare il mio orgoglio in quel momento. Insomma, ho fatto la dedica lì. Mario, scusami se ti interrompo, che Flavio Tranquillo sa tutto. Tranquillo sa tutto, sa veramente tutto, cioè non è un modo di dire, è onnisciente. No, niente, la mia curiosità era come da passione, ovviamente, si può cominciare e arrivare ad un livello come il tuo. Non vale la risposta ho avuto culo, perché non vale. Quindi mi hanno scelto gli altri, non vale. Allora la teniamo buona, anche se non vale, e ti racconto brevemente com'è andata, nel senso che quando ero molto giovane, purtroppo per me con oltre 10 anni in meno rispetto ad adesso, mi allenavo, facevo parte di questa squadra di Serie B2, che sostanzialmente poi durante la settimana mi allenavo, ma poi nel weekend non venivo convocato nei 10, e per seguire la squadra, per stare a fianco ai miei compagni, visto che ero l'11esimo e non ero quasi mai convocato, cosa faccio, cosa non faccio? Un giorno mi dicono: vuoi fare la telecronaca della partita? Perché c'era una TV locale che riprendeva le partite. Loro sapevano di questa mia passione, perché fin da quando ero bambino a me piaceva mettermi davanti alla TV e fare praticamente la telecronaca di quello che vedevo, delle partite che seguivo. E loro un giorno mi dicono: vuoi fare tu la telecronaca? E io gli faccio: perché no? Con Paolo Piazza, può essere? Prima. Sì, quando ancora ero proprio un bambino. E quindi mi mettono lì e faccio le telecronache. Tra i giocatori c'era anche Andrea Solaini, che adesso lavora con Eurosport, peraltro guarda i casi, che faceva già questo mestiere per il calcio, però lui commentava il calcio a Infront. E rivedendo poi le partite mi diceva: ma cavolo, ma sai che però sei bravo, lo fai bene, eccetera, eccetera. Ma se vuoi, quasi quasi ti procuro un provino lì dove lavoro io, dove commentiamo la Serie A, la Serie B di calcio, eccetera, eccetera. E io ho detto: vabbè, proviamo. È un gioco, non mi prenderanno mai. Io qui lo faccio proprio per passatempo, per stare vicino ai miei compagni, commentare la partita, eccetera. Ed è nato tutto lì per caso, nel senso che poi sono andato a fare questo provino, mi ho messo davanti a una partita di calcio che io non sapevo quale fosse, quindi mi hanno detto: questa è la partita, commentala, ed era un Palermo non so che cosa, che io ho dovuto praticamente improvvisare al momento. È piaciuta, mi hanno preso, quindi io ho iniziato col calcio, e quando poi nel 2014 si è presentata l'occasione del basket, che era il mio sport, sostanzialmente a Infront per commentare il calcio collaborava anche Matteo Gandini, che faceva parte del team di Sport Italia. Quando si è ritrovato tra le mani un mondiale di basket intero da coprire, lui non poteva fare 8 partite al giorno, perché altrimenti ha dovuto creare un team che commentasse le partite assieme a lui, e io sono stato il primo che ha chiamato, peraltro anche questo è stato un bel orgoglio. Io gli ho detto subito sì, e da lì è partito tutto. Pezzo grosso da dire. È un bel pezzettone, sì. Ma fra l'altro, che figata è stato quel periodo là, cioè partite mattina, mezzogiorno, sera. Non lo dire a me, io arrivavo a Sport Italia in redazione più o meno alle 9:30, alle 10 del mattino, me ne andavo a mezzanotte, e nel mezzo c'erano credo 6, 7, 8 partite al giorno, quelle che commentavi, quelle cui magari facevi i servizi per il TG, gli highlights, magari andavi in studio. Veramente sono state 2 settimane non meravigliose, di più. Mario, se magari per chi non è proprio avvezzo di telecronaca, ci puoi raccontare
come si prepara una telecronaca e quanto lavoro c'è dietro. Se ce n'è, perché poi magari te fai tutto a mano libera e mi piacerebbe tantissimo. Immagino in realtà che dietro ci sia un lavoro per preparare una partita, o sbaglio? Assolutamente sì, nel senso che anche a me piacerebbe poter arrivare, improvvisare e risparmiare tutte le ore di lavoro che ci sono dietro, ma purtroppo non così, perché ovviamente qualcuno magari pensa, uno arriva, si mette le cuffie, parla della partita per due ore e se ne va. Ovviamente invece c'è dietro un lavoro di preparazione, di studio che dura diverse ore, anche per non solo conoscere le squadre, i giocatori, i momenti delle due squadre, come sono messe in classifica, che sono le cose banali. Certo. Ma anche per prepararsi tutte delle note, delle statistiche, delle storie, cose da poter dire in onda, non solo nei momenti di pausa, ma anche nei momenti eventuali di contrattempi. A me è capitata una partita in cui si era rotto il ferro di un canestro e per oltre 15 minuti, quindi con la gente che svita, sbullona, riattacca, ristacca. Bisogna avere qualcosa di pronto da parte da poter dire in questi casi. Non facciamo Provoi a mettere le pizze, che è un plus. Esatto. in realtà noi ci abbiamo provato, ci siamo riusciti, ma abbiamo poi fallito. Nicola, sulla mia biografia si è preparato molto bene. Sì. Anche lui si prepara, è una cosa, in questo caso è una cosa all'ennesima potenza moltiplicato per mille, però come vedete anche lui si prepara. No, sai cosa, perché mi sono leggendo su Facebook, io ripeto non mi ricordo se ci vivi o se ci sei nato, c'è scritto che sei di Seregno, mi sembra di... No. Di Saronno, nato a Segrate e vivo a Saronno. A Segrate, scusa, ho detto una cazzata. Perché io ho un mio carissimo amico che abita a Segrate e mi ha regalato una bellissima maglietta del Gamma Basket Segrate, che è una società fantastica che c'è da quelle parti. E Mario, tu le partite le prepari anche dal punto di vista tecnico-tattico? Cioè ti leggi i filmati, ti studi i pick and roll, come giocano le squadre offensivamente e difensivamente? O quello è un aspetto che non si cura in telecronaca? Ma si cura, ma in maniera magari non eccessivamente approfondita, nel senso che se devo commentare una squadra so già che devo commentarla, non so, tra 10 giorni, tra 2 settimane, se mi capita di vedere la partita la guardo per conoscere meglio, per capire un po' come giocano, per studiare un attimo, però non è che perdo troppo tempo a guardare gli schemi o cose così, anche perché se faccio la telecronaca con una seconda voce il mio compito è prettamente descrittivo e narrativo e sta a lui poi sviscerare la parte più tecnica o tattica o specializzata della cosa. Se capita invece di fare le partite da solo, magari posso anche entrare un pochino più nel dettaglio tecnico-tattico, ma come dicevo preferisco prepararmi altre cose, anche magari sulla storia dei giocatori, anche per farli conoscere un po' di più a chi ascolta a casa, che non magari entrare troppo nello specifico della tattica, della tecnica, che poi magari una casa si annoia anche. Cioè, magari non è per tutti questa cosa, la nota tecnica, cioè, magari per una piccola percentuale di spettatori. Per i nerd sicuramente. Sì, c'è da dire che, adesso dimmi se dico sciocchezze, ovviamente, stavo per dire, una delle tue spalle preferite è, e qui scoperchiamo un vaso di Pandora gigantesco, è Mattia Ferrari. Sì, assolutamente. Perché NDR, allenatore dei Knights di Legnano, di Serie A2, diciamocelo fra di noi, un grandissimo conoscitore di basket, ma un malato di bene. Straordinario in entrambe le cose. Allora, io sarebbe un mio grandissimo sogno, io ho due grandissimi sogni, avere Mattia Ferrari, però per un'ora intera, e avere Paolo Piazza. Sarebbe, secondo me, ce n'è da star qui per ore. Solo che se fai solo un'ora con loro non ti basta, perché poi li vorresti tenere per altre 2-3 ore. Soprattutto allora, per chi non lo sapesse, loro formano una crew, una cricca, un'associazione delinquere, per certi versi, della quale fanno parte, non so, mi viene in mente, Mamoli, Alessandro Mamoli, è uno dei principali,
non so, c'è Mitch Poletti, c'è Adriano Vertemati, c'è esatto. Allenatore di Treviglio, sempre in A2, che fanno del Giro Pizza il loro credo. E qua bene anche noi, no? E delle mangiate pantagrueliche che organizzano con una certa regolarità quando ci sono tipo esatto. Final Four o eventi cestistici particolari. Quando arrivano le Final Four, anzi, quando arriva proprio la March Madness NCAA, diamo il nostro peggio, perché ci troviamo a casa di Alessandro Mamoli con cibarie veramente a non finire, svaligiamo il Carrefour sotto casa sua, portiamo su da mangiare tutto quello che troviamo, iniziamo alle 5 del pomeriggio, 4 del pomeriggio, quando cominciano loro a giocare, considerando il fuso orario, e finiamo a notte fonda dopo 12 ore di basket, di cibo. Tutta roba sana ovviamente si mangia. Peperoni, principalmente, se non sbaglio, vedo delle impepate, non è indifferente. Le cose che farebbero impallidire ogni dietologo, veramente. La cosa fantastica, poi ci sono dei personaggi che fanno parte, la cosa che mi dispiace di più è che noi non conosciamo questo ambiente di underground milanese che è strepitoso, di personaggi soprattutto che sono meravigliosi. A me viene in mente questo, che io non so chi sia, però mi fa sempre spaccare da ridere, è Gigi Gallini. Il numero uno, grandissimo. Che è un comico nato. Cioè, adesso io vi dico una cosa: lui è un collezionista di maglie da basket, NBA, Europa, tutto quello che volete. E nella sua collezione ha non solo la maglia originale, quella indossata in partita da Carlton Myers quando segnò 87 punti, credo, in Serie A2 contro Udine. Non solo quella, lui ha la maglia di Rashid Wallace degli Atlanta Hawks quando lui è stato un giorno ad Atlanta, perché è stato scambiato da Portland ad Atlanta, ha giocato una partita e il giorno dopo è stato scambiato da Atlanta a Detroit. Lui ha giocato una partita, è stato un giorno un giocatore di Atlanta Hawks, lui ha la sua maglietta. A per quella dirmi... maglia. Cioè... Penso valga svariate milioni di dollari quella maglia. Non so come abbia fatto ad averla, ma lui ce l'ha. I suoi mezzi, i suoi canali, esatto. I suoi canali underground ovviamente, esatto. Mario, se noi ci spostiamo dal basket raccontato al basket giocato e veniamo alle cronache di questi giorni, partiamo dalle tue squadre, diciamo, no? Da quelle che sono lì in Lombardia, parliamo di Milano e parliamo di Brescia ovviamente, parliamo del campionato di Serie A. Come le vedi tutte e due? Allora, Brescia fin qua è, ti dico, la sorpresa dell'anno e non mi sembra neanche una gran scoperta, perché trovarsi dopo oltre un girone ancora al primo posto pari merito con Avellino e Milano è un trionfo. Loro sostanzialmente vanno dove li porta Luca Vitali, perché finché sarà sano, finché continuerà a giocare così... possono essere ancora a questo livello, non penso potranno vincere o anche solo arriveranno in finale, cioè non voglio menargliela, ma è difficile. Però finché Luca Vitali è questo, loro possono ancora stare a questi livelli. Adesso nell'ultima settimana ha avuto un lieve calo e anche loro hanno perso anche 3 partite. Quindi sostanzialmente sono appesi a lui, però per larghi tratti hanno anche giocato la miglior pallacanestro di tutta la Serie A. Sono la squadra che ha la differenza canestri migliore del campionato, anche migliore di Venezia campione Italia, di Milano che fa l'Eurolega. Loro sono la squadra migliore, sono la seconda migliore difesa per una questione di decimali dietro a Milano, ma per dire la qualità della squadra. Guardando le statistiche, anche nella valutazione, i singoli giocatori di Brescia sono tutte nelle posizioni più alte della classifica. Questo dà un metro di misura della qualità del loro gioco, immagino. Delle stagioni clamorose, Ant sta giocando una stagione super, Brian Sacchetti che si diceva che a Sassari giocava solo perché c'era il padre, eccetera, una stagione clamorosa, quindi chapeau a coach Diana anche, perché ovviamente non dipende tutto da Luca Vitali, ma anche da lui, però hanno davvero costruito una squadra che a inizio anno francamente non so neanche se avrei detto che potesse fare i playoff, invece siamo qua dopo 16 giornate e sono ancora primi con Milano e Venezia. Se ci spostiamo dall'altra parte, scusami,
che non sarà, spiegare, non sarà più di quello di tre anni fa, però ragazzi, io l'ho visto contro Torino, ho fatto una ve lo dico, non sarà più quello di tre anni fa, ma a far serata è ancora il numero uno. Se una domenica sera doveste venire in Corso Como a Milano fuori dal Ghana, se lo vedete, ne presento io un paio di ragazzi giusti. Mario, a me tocca fare il tiranno, visto che il tempo è tiranno, e passiamo dall'altra parte e parliamo di Milano, sia per quello che riguarda il campionato che per quello che riguarda l'Eurolega. Cosa c'è che va bene, se c'è qualcosa che va bene a Milano, e cosa sta andando male? Di bene c'è la partita di ieri sera che è stata vinta e non persa, quella è il lato positivo, perché hanno rischiato di perdere anche in casa con Cremona hanno rischiato di perdere. È una squadra che francamente, se avessi la spiegazione del perché va così, potrei andare da Livio Proli, dirgli ho la soluzione, ti riempirebbero di soldi, da domani sarei il direttore sportivo di Milano e sarei molto... Ti mettono al posto del Duomo probabilmente. Esatto, probabilmente. Purtroppo la soluzione non ce l'ho. È una squadra, è una società enigmatica, nel senso che tutti gli anni si cambia, si rifà da capo, si cambiano gli allenatori, i giocatori, e sostanzialmente poi si è sempre a questo punto, nel senso che poi in Italia logicamente quello che hanno basta per essere ai primi posti della classifica e per arrivare fino in fondo come 2 anni fa o 4 anni fa, o per uscire magari come è successo l'anno scorso con Trento o 3 anni fa con Sassari. Però l'impressione è che, non so, qualcosa forse non va a livello di società, proprio perché tutti gli allenatori che arrivano poi magari non riescono a replicare i risultati che hanno avuto altrove, tutti i giocatori che arrivano non riescono a replicare le prestazioni che hanno avuto altrove, quindi evidentemente non è colpa semplicemente dei vari allenatori che si susseguono, dei vari giocatori che passano, arrivano, cambiano, perché evidentemente se tutti incontrano delle difficoltà, se ogni anno si perdono delle partite che non si dovrebbero perdere, se ogni anno in Eurolega si fa fatica, se ogni anno in Italia si perde contro squadre con un budget che è un sesto, un settimo, un ottavo e così via, vuol dire che c'è qualcosa di più grande che non va, che non siano semplici giocatori o semplici allenatori. Assolutamente d'accordo. Io abbastanza direttamente sto seguendo Milano con una certa costanza in questi anni, più che altro perché scrocco i biglietti dei miei amici. Diciamola chiaramente, no, Nicola? Ed è bello, però... Infatti hai pedinato fin lì, fino al forum. Infatti, esatto. No, avevo di fianco Mondo Marcio a destra e Mario Castelli alla sinistra. Giustamente tu hai deciso di parlare con me. Perché tu capisci quello che ti dico. Salutiamo Mondo Marcio. però in effetti... Io rischierò di essere banale, ma non vedo uno spirito di squadra fra quei ragazzi là. Non l'ho visto l'anno scorso, non l'ho visto neanche 2 anni fa. Ma quella è una cosa che si costruisce anche, non è che la puoi avere subito. E secondo me anche il fatto di avere una squadra con 16-17 giocatori così è impossibile. Non fare mai la stessa squadra per un periodo più lungo di tempo. Esatto, ogni anno cambiano 9 giocatori, poi ne hai 17, quindi non riesci neanche quasi ad allenarti tutti assieme. In allenamento anche devi lottare per avere dei minuti, perché se fai anche solo 5 contro 5, 5 sono in campo da una parte, 5 dall'altra, vuol dire che ci sono altri 6 fuori, che una volta che entrano in campo devono lottare con chi hanno di fianco per avere dei minuti, non dico in partita, ma in allenamento. Certo. Diventa anche difficile collaborare, diciamola così, quindi... Costruire anche uno spirito di squadra non è semplice. No, sicuramente. Certo che credo la base si debba costruire sui giocatori importanti che ci sono. Franceschi a me piace. Goodelock, chiediamo a lui come si dice. Si dice Goodelock o Goodelock? Goodelock. È la terza. Fra l'altro, Mario Castelli è un grande imitatore anche dello speaker di Milano. Faccio la diva! Le sai davvero tutte? Sì, le so. Le sai davvero tutte. Mario, in chiusura, ultima domanda su Milano.
tu li vedi comunque. Ma domanda perché poi arriva la pizza. No, no, vabbè, magari. No, dopo l'RDBA abbiamo le mani, no, un sacco di roba da dire. Milano la vedi comunque favorita o hai dei sospetti anche in Italia? Allora, secondo me hanno talmente tanta profondità, talmente tanta qualità che non possono non essere favoriti, nel senso che quando poi il playoff si giocherà ogni due giorni, perché si gioca un giorno sì e un giorno no tutte le serie, e ci sono le squadre come Brescia che hanno 7 giocatori, 8 giocatori, le squadre come la Virtus Bologna che ne hanno 7 o 8, sono gioco forte, avvantaggiati, potendo sottrarre così tanti giocatori. L'unica alternativa che vedo è Avellino nel caso in cui Shane Laval dovesse tornare in forma ed essere quello di 3 anni fa, a quel punto avendo una batteria di lunghi con Laval, Fesenco, Diaye, eccetera, lì diventano pericolosi. Però essendo fermo da un anno e mezzo, arrivando dagli infortuni, dalle operazioni così, è anche complicato che Laval sia quello che aveva estromesso Milano dal campionato 3 anni fa, dominando una serie per tutte e 7 le partite. Quindi secondo me alla fine, nonostante tutte le difficoltà che hanno, Milano rimane comunque la favorita. Certo. Telegrafico, chi vince il titolo NBA? Golden State. Vabbè, punto. Secondo me non faranno neanche il sacramento, non faranno neanche eccessiva fatica, vi dico. Diciamo che non te la sei arrischiata troppo. No, no, sono andato, come si direbbe nelle scommesse, sono stato uno stecchettista, sono stato sulla prima. Allora, noi signori, abbiamo... Vai Nicola. Sì, io chiuderei... Sì, sì, sì. Chiuderei citando lo stesso Mario Castelli. Sì. Attenzione. Che, secondo me, ha fatto una delle figure più belle della storia, della cronaca mondiale. Moderna. Era, Mario, correggimi, era una semifinale di A2, era la Fortitudo, non mi ricordo contro chi. Contro Siena. Molto probabilmente. A Forlì. Sì, esattamente. Sì. Di fianco avevi Calvani, baffuto, allenatore ex. No, vabbè, ho fatto la semifinale prima a Agropoli Rieti con Calvani, esatto. E invece commentai Fortitudo Siena con Buscaglia. Io mi riferisco a quella con Calvani. Allora era Agropoli Rieti, la prima semifinale di quel giocatore giorno. Giocatore lunetta per i tri liberi. Segna il primo, realizzato, secondo... realizzato, la sua mano è fredda come l'altro lato del cuscino. Ma... ho detto, ma da dove viene questo? Questa? Da dove viene? Volevo spaccare la televisione. Meno male che non l'hai fatto, se no. Questa è effettivamente tanta roba, questa non l'avevo mai sentita. Mario, grazie mille. Figurati, grazie a voi, è stato un piacere. Ci vediamo venerdì, perché vengo a vedere Maccabi. Va bene. Allora vieni a stalkerare ancora. Ciao Mario, buona serata. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, ciao.